Buongiorno a tutti gli amici di Accesso Riservato, sono Francesco Bommartini e oggi ho il piacere di avere con me Loredana Errore. Ciao Loredana! Ciao Francesco, ciao, tutto bene? Tutto bene, dai, da dove mi chiami? Beh, ti chiamo da casa e ti chiamo con una giornata che fa un po' i capricci, quindi un po' abbiamo avuto un po' di prove tecniche, quindi stiamo riuscendo insomma, a vederci e a parlarci. Esatto, speriamo di non avere più problemi tecnici, dai, perché in effetti quando piove a volte la linea fa un po' i capricci. Comunque, tralasciamo questi problemi e parliamo di cose più importanti E belle. e belle. Nello specifico, il tuo ultimo singolo che si chiama 100 vite. A cosa pensi quando lo canti e perché hai deciso di chiamarlo così? Allora, 100 vite, io sono un interprete di questo brano, di questo meraviglioso brano che è un po' un ibrido, è un po' un ibrido tra per il mio ritorno è un ibrido per il tempo che è e per poi tutto il contenuto che ha. È un bellissimo brano che mi ha visto comunque in una veste un po' nuova dal mio solito modo di cantare, quindi mi ha permesso di entrare un po' nei mood nuovi della trap, dei tempi che devono essere il vettore unico per poter descrivere bene quelle scene della canzone, questo appunto per quanto riguarda l'aspetto, se vogliamo, didattico. L'aspetto emotivo è stato un aspetto sicuramente molto facile che mi ha accomodato in queste 100 vite, perché è appunto il frutto di tutte le vite e non solo le 100 che ho avuto la voglia, la speranza e il dono di vivere in quanto protagonista, ma in quanto anche di, voglio dire, come colei che ha saputo rinascere da mille, magari avventure, da mille acrobazie che la vita in questa palestra mi ha permesso di fare, sì. Nella palestra, tra l'altro, c'è stato purtroppo anche un incidente, no? Quando avevi 28 anni. Immagino che ti riferissi un po' anche a quello, giusto? Come ne sei Sì. uscita a livello, diciamo, cioè che ferite ti ha lasciato a livello fisico, ma soprattutto a livello di anima? Allora, posto che diciamo è tutto bene quello che finisce bene, nel senso che tutto va bene poi quando capisci che quello che hai attraversato magari doveva servire per poter vivere quello che stai vivendo adesso. Forse sono delle favole, diciamo dei cerotti che uno si racconta, però poi invece bisogna veramente prenderle come una cosa che doveva accadere. Posto che il mio fisico mi ha sempre accompagnata, la mia vita mi ha sempre accompagnata, saltando, correndo, e posto che Dio non mi ha mai dato un'esperienza come un herpes, come un giorno di ospedale in tutti i miei 28 anni, diciamo che sono rimasta molto colpita da questo evento che in un solo attimo mi ha praticamente debilitato in molte delle mie normali, insomma, gesta, se vogliamo dire. Però in tutto questo, diciamo, la mia inversione di marcia, il mio essere ribelle è stato proprio voler accettare questa cosa e il volermi comunque riposare. Ho detto, bene, adesso avrò molto tempo per riposarmi, per recuperare un po' le mie idee, per sicuramente rivalutare un po' quella che sono io e quello che è il mondo, quello che è la mia autostima e quello che mi dice il mondo. Quindi da lì ho semplicemente rivisto il mio corpo pian piano rialzarsi, rimuoversi, e davvero la mia grande testimonianza è che l'amore di Dio è stato il più grande che mi potesse essere d'aiuto. Quindi grazie a questo mi affidarmi, io oggi cammino, ho una vita per lo più normale come tutti gli altri. Se appunto senza nascondermi dietro un dito tu mi chiedi cosa ti manca di più dopo questo incidente, probabilmente sicuramente è quella velocità e quel moto della corsa che ancora diciamo non posso affrontare, non posso vivere appieno. Quindi questo posso dire che è un sogno che rincorro. Ecco, scusa il gioco di Capisco parole, però.
No, no, ma è giusto. Diciamo che se non altro, ecco, dal punto di vista, come dicevi te, in positivo, ti ha permesso comunque di raccogliere le energie e adesso appunto c'è questo tuo ritorno discografico sotto forma di singolo. Tornando appunto a 100 vite, volevo chiederti anche qualcosa sul video che è collegato ed è un cartoon. Come è nata l'idea e come è stato realizzato? Allora, il cartoon è davvero una cosa simpaticissima che insomma già conoscevo come soluzione, quindi ho detto perché in questo ritorno non presentarmi in veste di un cartone animato e magari potendo esprimere il mio cartone animato preferito che è Lady Oscar, la quale ho sempre ammirato la sua determinazione, la sua eleganza, il suo modo di vestire, quindi un po' in questa vita immaginaria mi sono permessa di suggerire, diciamo, questa caricatura, però poi dentro ogni fiaba che si rispetti, dentro ogni cartone animato che si rispetti, c'è una morale molto importante, dove io appunto sono dentro questo galeone e vado a dire alla gente che un po' si è assopita da questa velocità, da questo, diciamo, grigiore, vado a dire che noi abbiamo un cuore e da questo cuore può nascere davvero tutto, perché dall'amore, insomma, l'amore è la prima energia universale che può raggiungere il cielo e oltre. Quindi è stato un bel modo, insomma, di ripartire. E quindi la mia etichetta discografica, che è di Verona, tra l'altro, è la Zona Music, è piacevolmente piaciuta questa idea e quindi ci siamo affidati ad un bravissimo, insomma, disegnatore che ha realizzato questo bel disegno. Certo. Che poi è anche la copertina del 45 giri che abbiamo voluto realizzare proponendo una veste diversa a questo nuovo singolo. E mi hai fatto l'assist per la domanda successiva, volevo proprio chiederti appunto, visto che il singolo è uscito in 45 giri e so tra l'altro che le 250 copie previste insomma inizialmente come tiratura sono terminate, quindi una cosa molto positiva, ti chiedo, te lo aspettavi e che rapporto hai con la musica fisica in vinile specialmente e invece con quella liquida? Allora, il vinile, io ho un rapporto bellissimo con la musica, senza di lei non potrei stare. Col fisico ho anche dei 33 giri che ascolto piacevolmente, posso citarne uno che comprai, l'ultimo che ho comprato è quello di Amy Winehouse, prima che questa grande regina della musica e della voce ci lasciasse. Il suo ultimo lavoro. No, l'altro. Adesso non ricordo il nome, Loneliness mi pare, okay. dove c'è We Are Calm, che è il singolo di lancio di quell'album. Comunque è proprio l'ultimo suo lavoro che tutti aspettavamo prima che appunto ci guardasse da lassù e insomma diventasse davvero una stella, perché già lo era. E quindi il vinile è una cosa veramente meravigliosa, ha tutta una grana, una finitura, uno spessore audio che è inequiparabile con la musica, come l'hai chiamata tu, liquida, che vuoi non vuoi ha tutto un altro appiglio di ascolto, sicuramente c'è differenza, però la musica non può essere, insomma, non può essere rivalutata secondo il suo formato. La musica parla da sola, la musica parla anche da un megafono, quindi sono veramente molto contenta di come sia andato il vinile, di come l'abbiano apprezzato, perché non era sicuramente scontato, ecco, che tutti, che insomma tutti quanti andassero via, quindi sono molto felice, è stata una bella soddisfazione, sicuramente sì. Tra l'altro il vinile appunto l'ho visto nelle immagini su Facebook e in quelle che mi ha mandato anche il tuo ufficio stampa, è molto carino, proprio anche colorato di blu azzurro, diciamo
comunque chiaro. E tra l'altro tu dicevi non è scontato, perché in effetti uno potrebbe pensare anche che il tuo pubblico sia abbastanza giovane, di conseguenza magari meno avvezzo, diciamo, a quel tipo di ascolto, invece è andata bene. Ma invece prima mi hai fatto un altro assist, io sono di Verona e dicevi prima, no, che la tua etichetta Azzurra Music è appunto del veronese, tra l'altro anche uno degli autori del pezzo, Peviani, dovrebbe essere veronese se non sbaglio. Di Padova mi pare. Ah, è padovano, ok, sì. Okay. Quindi comunque diciamo sempre abbastanza vicino, ecco, insomma, sì. È molto veneto oriented come lavoro. E sì. Con Azzurra com'è nata la collaborazione e da quanto tempo dura? Allora, guarda, è nata quest'anno, però ci siamo già conosciuti, sì, all'inizio di quest'anno. È nata sempre per vie traverse di conoscenze sempre lavorative, appunto perché stavo organizzando un tour con Musica Eventi, quindi dopo c'è stato questo incontro con Azzurra, da questo incontro è nata questa voglia di mettere su di nuovo quest'album e di crederci sia io che anche Azzurra, perché io lo volevo a tutti i costi, però credetemi, non potevo pensare che nel 2020, a 10 anni dalla mia comunque carriera, si potesse ripresentare di nuovo un album con cui festeggiare. Quindi ero quasi che un po' preoccupata, perché dico, ora questi 10 anni come li servo i miei ospiti, cosa gli do? E quindi questa cosa è stata un regalo meraviglioso. Il Venzi, Azzurra, anche tu sei del Veneto, anche Francesco, quindi un avvio di vittoria a tutti gli effetti. E poi questo colore azzurro dell'album è stato proprio qualcosa che ci lega a me e Azzurra, esatto. Lei quanto Azzurra e io quanto ragazzo occhicelo, quindi è stato davvero un bel sodalizio, un bel incontro, quindi sono quelli segnali che ti dicono dai, è un incontro giusto. Ecco, quindi tutto torna. E com'è nata invece la tua passione per il canto e quali sono stati i tuoi principali nomi tutelari? Prima hai fatto il nome di Amy Winehouse, quindi presumo che lei sia un riferimento, ma ce ne sono anche degli altri. Sì, assolutamente. E io sono partita sempre dagli ascolti italiani, da voci veramente importanti come Dumbaki, Pino Daniele, Mia Martini, Mina, Sico Celentano, cioè tutto questo. Tutta questa emissione di voci e di bassi e di acuti che hanno sempre sorpreso il mio orecchio, comunque non mi sono mai allontanata da quel tipo di ascolti. Sicuramente andando avanti, la mia prima musicassetta che comprai, ero davanti, insomma, ero al negozio, dovevo comprare Ambrangiolini T'appartengo, ma era terminato perché andava a ruba, quindi scelsi Killing Me Softly dei Fugees, la musicassetta. Quindi già a quell'età, diciamo, a posto di Ambra, andavo familiarizzando con questi nuovi generi. Però detto questo, la musica per me è stata un'esigenza, ma più che altro è stato un dono, un regalo, una salvezza. È stata quella che mi ha fatto da tutor, da bodyguard, da rappresentante, da tutto. Quindi è stata la mia voce prima di me. Quindi grazie a lei ho saputo dire come mi chiamavo, ho saputo dire chi sono, ho saputo mettermi in gioco, ho saputo pregare di più. E quindi è stata davvero wow, un effetto wow. Un modo per esprimerti pienamente, diciamo. Sì, diciamo Ok. così, sì. Allora, io, diciamo, l'ultima domanda la vorrei invece dedicare ad un periodo che presumo sia stato pregnante per te. 11 anni fa il grande pubblico ti ha conosciuta grazie ad Amici. Che ricordi hai di quel periodo e che cosa ti ha lasciato in positivo, ma non so se ci sono anche degli aspetti invece meno positivi, insomma.
Guarda, è stato il primo momento in cui io mi sono fatta avanti in maniera così eclatante, anche se prima conobbi in un programma Fabrizio Frizzi dove andava su Rai 3, si intitolava Cominciamo bene, dove io diciamo ebbi la mia prima apparizione di pochi minuti dove cantavo un mio inedito. Fatto questo, poi mi spostai a fare questo provino ed andò bene. Lì dentro iniziai veramente a sorprendermi di quanta gente, di quanta musica, di quanto non dovessi preoccuparmi di altro e fare solo quello. Quindi è stata la cosa più bella, il periodo meraviglioso, 6 mesi intensi che hanno sicuramente decretato anche gli alti e bassi di una gara, di un andamento, comunque di uno stare sempre lì, è ovvio. È stata un'esperienza meravigliosa, che ringrazio veramente tutti quanti, Maria De Filippi e tutti. Lo staff che mi ha voluto bene, perché da lì è iniziata per me una nuova vita artistica e quindi posso solo che ricordarla come un'esperienza meravigliosa. Semplicemente mi piacerebbe magari ritornare di nuovo su quel palco a risalutare di nuovo tutti e insomma a testimoniare il mio andare dopo 11 anni, magari Certo. perché no, con 100 vite. Beh, spero che possa succedere. Insomma, quali sono invece adesso i prossimi passi che vedi davanti a te? Anche tenendo in considerazione, diciamo, quello che ovviamente è il momento un po' complesso, no? Veniamo da una situazione più unica che rara, speriamo veramente che rimanga tale. E quindi anche a livello concertistico sappiamo che le cose sono un po' bloccate in questo momento. Esatto. Però tu hai già una strada davanti che ti aspetta. Ma guarda, io c'ho già, sì, certo, una strada davanti, nel senso che c'era già un tour programmato con delle date, quindi diciamo è una sospensione obbligatoria che purtroppo deve aspettare che qualcuno tagli il nastro rosa per dire via i concerti. O il nastro Quindi o il nastro azzurro, ovviamente. Facciamo che li taglino tutti e due insieme, magari. Quindi non vediamo l'ora. Anch'io sono in attesa dei prossimi risvolti, ma ti posso assicurare, Francesco, che ho tanta voglia di ritornare a cantare, tanta voglia di sentire la musica dal vivo, con le giuste e adeguate misure, per carità. Però un po' più di immedesimarsi in quelle che sono i passioni, le passioni, i lavori delle persone, è quello che è il lavoro e come deve essere svolto poi un lavoro, dandoci la possibilità di portarlo avanti. Beh, se gli occhi sono lo specchio dell'anima, direi che si intravede proprio, anzi si vede questa tua voglia appunto di ripartire quanto prima a tutti i livelli, quindi al di là del colore del nastro, io ti auguro che quanto prima si possa tagliare. Nel frattempo Grazie. postiamo il nuovo singolo. Ti ringrazio per aver partecipato a questa intervista di Accesso Riservato. Grazie E grazie, grazie veramente per questa chiacchierata e speriamo appunto che tutto vada per il meglio. a te. Infatti, noi ci siamo, sempre pronti per il bene, sempre pronti a partire. Grazie Loredana. Ciao, grazie. Ciao.